nostro viaggio di una settimana sull'isola del sud della Nuova Zelanda è cominciato con una giornata a Christchurch. Christchurch, o Otautahi, come la chiamano i Maori, è la città più popolata dell'isola e conta più di 340.000 abitanti. La città di Christchurch si sta lentamente riprendendo dopo essere stata gravemente danneggiata dai terremoti del 2011, ma ancora oggi, nel 2013, i danni in alcune zone sono ancora visibili. Guidando lungo la costa, verso sud, è possibile ammirare i paesaggi mozzafiato delle scogliere e delle spiagge incontaminate. I Botanic Gardens sono una delle più famose attrazioni di questa città. I giardini sono famosi non solo per la loro flora indigena e straniera, ma anche per le numerose opere d'arte sparse lungo il percorso. A circa 180 km a nord di Christchurch c'è la piccola città di Kaikoura. In Maori, il nome di Kaikoura significa pasto di aragoste. Questo insediamento era in realtà una volta un centro per l'industria baleniera. Anche se l'industria dell'aragosta ha un ruolo importante nell'economia della regione, la città è diventata una popolare destinazione turistica, soprattutto per osservare le balene. Durante la nostra escursione di osservazione dai cetacei, abbiamo visto due capidogli, otarie orsine, un gruppo di delfini lagenorenchi scuri e tre tipi di albatros, tra cui l'albatro di Gibson e l'albatro reale del nord. Oltre ai capidogli, è possibile osservare altre specie di cetacei a seconda della stagione. Abbiamo trovato il personale del traghetto molto ben preparato a rispondere alle nostre domande sulla vita marina e i video proiettati durante la crociera sono stati una buona introduzione alla vita marina delle acque al largo della costa di Kaikoura. Le spiagge di Kaikoura sono popolate da colonie di otarie orsine. Si distinguono dalle vere foche perché sono più piccole e hanno i pararecchi esterni. Al Lohau Stream Walkway and Waterfall, una colonia permanente di cuccioli di otarie, trova rifugio in un ruscello d'acqua dolce. I cuccioli passano la maggior parte del giorno a giocare nell'acqua corrente e scendono in spiaggia ogni 3 giorni per essere alimentati dalle loro madri fino a quando raggiungeranno la maturità. La straordinaria varietà di vita marina che caratterizza il litorale di Kaikoura è attualmente minacciato da un progetto petrolifico di Big Oil che vedrebbe la costruzione di un impianto di perforazione in acque profonde al largo della costa della Nuova Zelanda. Con un'insolita presa di posizione, il governo della Nuova Zelanda sta sostenendo questa iniziativa e la decisione di mettere a tacere le proteste della gente locale è un chiaro indicatore che sta per avvenire qualcosa di spiacevole. Togliendo la libertà di parola, si perde la fiducia e la credibilità. Il disturbo che comporta la trivellazione petrolifera potrebbe infatti allontanare le balene, che sono la colonna portante dell'industria turistica di Kaikoura. Inoltre, la trivellazione in una zona sismicamente attiva, a profondità mai tentate prima, è un esperimento che espone tutta l'area al rischio di un disastro ambientale. La fuoriuscita di petrolio potrebbe infatti danneggiare irreparabilmente il delicato equilibrio della vita marina e costiera di questa regione per sempre. Se avete l'impressione che Kaikoura è scarsamente popolata, aspettate di vedere la costa occidentale dell'isola del sud.
Guidando da Kaikoura verso Westport, abbiamo incontrato il paesaggio più selvatico e bucolico del nostro itinerario. Woodpecker Bay offre forse le spiagge più belle e incontaminate della costa del Mar di Tasmania. A metà strada tra Westport e Greymouth c'è un villaggio isolato chiamato Punakaiki, famoso per le sue rocce e i soffioni marittimi. I Pancake Rocks sono degli scogli di origine calcarea, fortemente erosi, dove durante l'alta marea le onde oceaniche, irrompendo attraverso delle cavità verticali, danno origine a spettacolari soffioni. Le meraviglie dell'isola del sud della Nuova Zelanda non sono solo rappresentate dalle sue coste e dalla vita marina. Una catena montuosa attraversa l'isola da nord a sud. La vetta più alta è il Monte Cook, a 3.754 metri. I ghiacciai più estesi sono il ghiacciaio Franz Josef e il ghiacciaio Fox. Delle barriere di sicurezza scoraggiano i visitatori ad avvicinarsi troppo ai ghiacciai, ma con delle guide autorizzate è possibile fare delle escursioni su questi ghiacciai, da terra, in elicottero e persino in aeroplano. Nelle regioni alpine non è raro incontrare Kia. Il Kia è l'unico pappagallo alpino al mondo ed è stato riconosciuto tra gli uccelli più intelligenti e curiosi del pianeta. Ne abbiamo trovato uno al parcheggio del ghiacciaio Franz Josef e siamo rimasti sbalorditi dal comportamento sfrontato e comico di questo pappagallo. I Kia sono attratti dagli avanzi di cibo. La loro curiosità li porta a beccare e portare via piccoli oggetti incustoditi o estrarre le guarnizioni in gomma delle automobili. Un tempo molto diffusi, Kia sono oggi in pericolo di estinzione, poiché in passato sono stati demonizzati erroneamente come assassini di pecore. La caccia ha ridotto i Kia a poche migliaia di esemplari. Per fortuna, i Kia sono oggi rigorosamente protetti e il loro numero sta lentamente crescendo. A 300 km a sud di Greymouth c'è Hurst. Sulla strada per Hurst, subito dopo il fiume Waita, si trova la bottega della Curly Tree Whitebait Company. Qui si possono acquistare i bianchetti freschi, che vengono anche cucinati sul posto nella forma di frittelle di bianchetti, una prelibatezza locale. Diversamente dai bianchetti che si mangiano in Europa, i bianchetti della Nuova Zelanda sono costituiti da giovani piccoli pesci di acqua dolce che si sviluppano e da adulti vivono nei fiumi. Le uova di questi pesci vengono trasportati dalla corrente verso il mare, dove si schiudono e i giovani avannotti risalgono i fiumi sotto forma di bianchetti. I bianchetti della Nuova Zelanda sono pescati alla foce dei fiumi utilizzando delle piccole reti portatili a bocca aperta. Un chilo di bianchetti locali freschi costa circa $80, quindi se li trovate a meno, come ad esempio al supermercato, è probabile che non si tratti di un prodotto locale. I piatti locali sono meglio accompagnati da buon succo d'uva di qualità. La Nuova Zelanda non ha bisogno di importarlo. La regione centrale dell'Otago è famosa infatti per la produzione di vini pregiati. Siamo andati per una degustazione di vini presso il Wild Earth Outdoor Kitchen and Cellador, dove ci hanno servito tapas di agnello, selvaggina, confit di lepre, cozze, salmone e melanzane su una lunga doga di legno. Molte di queste tapas sono affumicate in botti di pinot nero in disuso. I piatti sono stati abbinati a 5 vini complementari Wild Earth, creando un pranzo indimenticabile. Ci siamo poi fermati al Gibson Valley Cheesery per gustare un piatto assortito di formaggi neozelandesi serviti nel loro giardino antistante. Se non fosse piovuto, il giorno seguente avremmo fatto un volo panoramico da Wanaka a Milford Sound per godere le viste spettacolari delle montagne, dei laghi
e dei fiordi del Fiordland National Park. Invece ci siamo diretti verso Tekapo, passando per il fiabesco lago Pukaki dal colore turchese. Il suo colore è così ultraterreno che sembra quasi irreale. A 40 minuti di auto dal lago Pukaki c'è il lago Tekapo, con una simile tonalità di blu. Questa zona è rinomata tra gli astronomi in quanto ospita il Mount John University Observatory, uno dei luoghi più oscuri al mondo da cui osservare il cielo. Tornati a Christchurch, abbiamo fatto un'ultima escursione ad Akaroa, appena a sud di Christchurch sulla penisola di Banks. La penisola è costituita dai resti di due grandi stratovulcani e una grande insenatura che offre un porto sicuro, che si è formato dall'erosione della caldera sprofondata sotto il livello del mare. Abbiamo prenotato un battello per 2 ore con Black Cat Cruises, per osservare il maestoso paesaggio e la fauna selvatica di questa baia. I delfini di Hector, una specie di delfini nativi della Nuova Zelanda e i più piccoli al mondo, sono l'attrazione principale. I piccoli pinguini blu dagli occhi gialli, le foche e altri uccelli marini, che nidificano nelle numerose grotte e scogliere vulcaniche della zona, sono solo alcuni tra gli animali che si possono avvistare in questa zona. Akaroa è di per sé un piccolo villaggio storico. Qui alcune case e strade conservano i nomi e le caratteristiche tipiche dei primi coloni francesi, così come quelli dei coloni inglesi che seguirono. La bellezza dell'isola del sud della Nuova Zelanda sembra certamente permeare il carattere delle persone che lo abitano. Il nostro viaggio non sarebbe stato possibile senza l'aiuto dei nostri nuovi amici neozelandesi e delle loro famiglie, che ci hanno gentilmente ospitato e ci hanno accompagnato attraverso i paesaggi incontaminati di questa isola davvero eccezionale. Dobbiamo ancora visitare l'isola del Nord, ma finora la Nuova Zelanda si è dimostrato un paese da non perdere.